Hub City OS trovato. Se sei in ascolto, significa che vuoi avere informazioni sul 404. Sapere quel che sappiamo, fare quel che facciamo. Vai al Walkie Talkie Club. Sanno tutti che è un'attività di facciata del clan Kelly. Ma è un posto con altri segreti. Una volta lì saprai altro. L'Hub ha completato un grosso trasferimento di dati nel tuo optic. Ma è fantastico! Ormai dovresti essere al 20 di Fenchurch Street. Il Walkie Talkie Club si trova all'ultimo piano dell'edificio. Si accede solo con l'ascensore. Eccoti al Walkie Talkie Club, dove la gente con molti soldi e poca testa viene a rovinarsi. Il Walkie Talkie Club è frequentato da ogni sorta di farabutto altolocato. E i proprietari, il clan Kelly, hanno predisposto un'IA che raccoglie informazioni compromettenti. Trova quell'IA e vediamo cosa hanno da nascondere queste merde. D'accordo. Beh, hai lavorato tanto, hai lavorato duro per un bel niente. L'IA non è qui, è solo un sistema per camuffare l'invio dei dati. Troverò dove finiscono. Tu pensa a uscire da questo ignobile buco, va bene? Va bene. Fai un bel respiro, vedrai che serve. Va bene, se me ne importassi a scolare il merda su qualunque altro. Ora...
Ho fatto qualche ricerca e pare che l'IA di riconoscimento facciale sia stata progettata da Brokatech. Brokatech, uno dei più grandi produttori di software del pianeta e mai nei guai con la legge. Se stanno acquistando informazioni dai Kelly a scopo di ricatto, è una notizia bomba. Tutto ciò che l'IA raccoglie qui viene trasmesso direttamente al quartier generale di Brokatech. Per avere i dati, dobbiamo andare là. L'arte è una forma di protesta, dopo tutto. Sei arrivato alla Brokatech, azienda all'avanguardia nei software e nella tecnologia IA, fondata dal suo CEO Sky Larsen a soli 25 anni. Una cosa non da poco. Qui è dove tengono il materiale per i ricatti. Io lo tengo in una scatola dove dorme il mio gatto. Rubiamo tutto e lo sbattiamo online. Credo sia la stessa cosa che la nostra amica del 404 ha in mente. Ci penso io. Thank you.
hai sentito anche tu? A terra! Facciamo un giro di controllo. Ho tutte le informazioni compromettenti e... mio Dio, la gente è disgustosa. Chissà se questo politico ultraconservatore sarà felice di condividere le sue sessioni sadomaso col pubblico. Beh, scopriamolo. Ho diffuso il materiale. Fantastico. Drone, avvia il protocollo di ricerca. Proprio un bel gruzzoletto, non c'è che dire. Per non parlare del fatto che ci hanno anche inviato un video di ringraziamento. Thank you.mp4. Che pensiero gentile. Vediamo un po'. Hai completato il tuo primo contratto con 404. Prima rete peer-to-peer di attivisti digitali sul dark web. Gestisco la rete e assegno i lavori. Non ti serve sapere altro di me. Sono nessuno. Sono Naumad. Ora sono anche collegata al tuo optic. Quindi vediamo chi sei. Un momento. Sei del DeathSec. Ma è fantastico, merda, eh? Sì, così mi piace. Oggi la fortuna ci sorride, DeathSec. Il mondo è a puttane, ma insieme possiamo raddrizzarlo. Sono alla Somerset House a gestire i contratti. Vieni a trovarmi. Parliamo. A dopo. Sembra amichevole. Chi era Bagley? Ho cercato. Il nome e il viso di Naut sui soliti database ed è venuto fuori... niente. Oh, Naut vuol dire niente. Ora capisco. Sembra una tosta e tutto, ma è una buona idea incontrarla. Potrebbe pugnalarci alle spalle in un secondo. Per me ne vale la pena. Sembra una vera fan del DeathSec. E di sicuro è meglio averla come alleata piuttosto che nostra nemica. Se lei non è con Zero Day, forse ci saprà dire chi lo è. Se invece è con Zero Day, probabilmente è una trappola. In tutti i casi avremo nuove informazioni. Bene, facciamolo. Odio interrompere la tua resistenza quotidiana, ma ci tengo a informarti che c'è stato un rapimento, che la persona rapita è dei nostri e che è stata caricata su un furgone anonimo. Merda! Sto ricostruendo i suoi dati CTOS e pare che poco prima del rapimento avesse un nostro nemico alle calcagna. Si tratta di una donna che avevamo già punito nelle nostre scorribande. Trovala e arriveremo all'ostaggio. Ci penso io. La cosa che cerchi è qui intorno. Iscriviti alla mailing list per sapere quando avverrà.
C'è una potenziale recluta a cui dare un'occhiata. Ti do la posizione. La rapitrice è vicina. Puoi recuperare la posizione dell'ostaggio dal suo optic. Ah, Cristo! Cosa succede ora? Non lo so, c'è qualcosa che mi blocca l'accesso. Chiamo qualcuno, ma questa merda sarebbe il tuo lavoro, no? Aspetta, guarda un po' qui. E che ne so? Un lavoro da scimmia di mare. Analisi GPS completata. Ho una pista sulla posizione dell'ostaggio. Mandami la posizione. L'attivista in ostaggio è qui. Oh, con tante guardie armate, divertente. Non serve torturarmi. Silenzio! Va bene, sto collaborando, ok? Sì, continua così e vi incazzo sul serio, ok? Che scrive? Aiuto. Stupido sistema. Siamo qui per la vostra sicurezza. Per favore, aiuto! Forza, muoverci, troviamolo! È ora di liberarlo. Corone, cerca! Cazzo!
L'hai scampata, pare. L'attivista sta bene? E un altro nemico del DedSec? Sei in gamba, hai le palle, sei fuori di testa. Hai tutto quello che ci serve. Bam! I burattinai hanno le ore contate, capito? Fantastico. Ci sei, ora trova quella cosa. Abbiamo fatto il tour di Waterloo Station. Non è stato male, sono dovuto fermarmi. Però a un certo punto mi ho raccontato una storia assurda. C'era una manata dei trasporti dell'era Umanità e tecnologia, due facce della stessa medaglia.
Ecco il senso di Everett. Una possibilità di lasciarci alle spalle i problemi del mondo. Sembra tutto grigio ora, ma una nuova società ti attende. Una società di pace, innovazione, amore e prosperità. Iscrivetevi alla mailing list per sapere quando avverrà il lancio di Everett. Scatenate il potenziale della vostra mente. Una semplice operazione e sarete liberi per sempre. Entrate in lista d'attesa per unirvi a noi nel mondo di domani. Daybreak è il futuro. Un futuro molto luminoso. Brokatek ha avvisato il mondo dell'innovazione e dell'IA. Abbiamo automatizzato i taxi di Rock. Naut? Ehi, ce l'hai fatta! Richiamo dopo? Eh? Ah, lui! Sì, diceva che non dovrei essere qui. Ha cambiato idea. Giusto. A proposito del messaggio, forse mi sono fatta prendere dall'entusiasmo. No, sta zitto! Sarebbe un lavoretto di alto livello. Troppo alto per i soliti del 404. L'obiettivo non è una persona qualunque. È pericolosa. Chi è? Ve lo dirò, ma devo potermi fidare di voi. E voi di me, ok? Quindi vi invierò un altro lavoro per il 404. Così, tanto per conoscerci un po' meglio. Come so che questa gente si merita un trattamento simile? Come posso fidarmi di te? Ecco, questa è una buona domanda. Fidati, faccio le mie ricerche. Conosco gli obiettivi uno per uno, sono tutti parte del problema. Londra, il mondo, beh, staranno meglio senza di loro. Ora, se vuoi scusarmi, devo levare di mezzo quest'idiota prima che si riprenda. Ci si vede. Non è una trappola. Pare proprio che abbiamo un potenziale accordo con questa crudele, aggressiva e misteriosa donna. Pensaci su, ne riparliamo quando sei fuori dalla Somerset House. Ottima idea. E prosperità. Iscrivetevi alla mailing list per sapere quando avverrà il lancio di Daybreak. Scatenate il potenziale della vostra mente. Una semplice operazione e sarete liberi per sempre. Entrate in lista d'attesa per unirvi a noi nel mondo di domani. Daybreak è il futuro. Un futuro molto luminoso. Brokatek ha guidato il mondo dell'innovazione e dell'IA. Abbiamo automatizzato i taxi di Rock. Abbiamo creato i moduli sui vostri optic. Ma la nostra nuova impresa è rivoluzionaria. Umanità e tecnologia. Due facce della stessa medaglia. Ecco il senso di me. Una possibilità di lasciarci alle spalle i problemi del mondo. Sembra tutto grigio, ma una nuova società ti attende. Una società di pace, innovazione, amore e prosperità. Iscrivetevi alla mailing list per sapere quando avverrà il lancio di Daybreak. Scatenate il potenziale della vostra mente. Una semplice operazione e sarete liberi per sempre. Entrate in lista da... Suggerimenti? È una tipa cazzuta, questo è sicuro. Ma che stia con Zero Day? Nah, non ce la vedo. Non ha paura di sporcarsi le mani. Mi piace. Vediamo come va a finire, no? Beh, se volete diventare attivisti a chiamata, vi supporterò in ogni caso. Tanto non ho letteralmente scelta.
un pasto gratis. Ehi, Doc. Ti senti? Sì, per favore. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui. Ecco a te. Oggi parliamo di amore. Cosa, se non l'amore, lega le nostre anime nella grande famiglia dell'umanità? L'amore di Dio e il nostro amore per il prossimo sono la nostra guida lungo la via del Signore. Sono la nostra bussola morale per affrontare le sfide della vita, per trovare i cancelli della vita eterna. Ora c'è bisogno di amore, più che mai. Apriamo i nostri cuori. Ci sono. Molto bene. Lascia che ti parli del contratto. La Nexus Tower custodisce un computer quantistico utilizzato da Albion. Simula le reazioni di massa a eventi di larga scala. Ondate di arresti, deportazioni, attentati. Cazzo! Simulano per capire cosa non verrà a galla. Fascismo del futuro, cazzo. È una strategia schifosa. Distruggete il computer. Il lavoro è quello. Talento naturale. Il prossimo passo è aspettare notizie di Naut, ma non qui, sarebbe una pessima idea. D'accordo. Siamo in
Bene, abbiamo gettato le basi per un rapporto di fiducia. Sono pronta a mostrarvi l'obiettivo su cui sto indagando. Andate alla GBB, dovreste trovarla senza problemi. Porci schifosi. La GBB, un tempo considerata la più grande emittente pubblica del mondo, ora considerata, e cito, una bella merda. È qui che troveremo il bersaglio di Naut. Ho localizzato un accesso per la sorveglianza sul tetto. Non riuscirai a entrare, ma almeno potrai dare un'occhiata dentro. Segnalazioni imprecise e le notizie false sono pericolose. Consultate il portale SIRS per controllare le informazioni. Anima, vergogna.
Chi è la mia piccola spia? Servizio. Le loro attività è un crimine. Tutto ciò che siamo è nel nostro cervello. L'amore, le paure, i sogni, anche quelli sconci. Sono segnali elettrici che scattano in mezzo alle vostre orecchie. Questo piccolo organo è più potente di qualsiasi computer. Ma ha delle limitazioni. Ho visto mia madre morire di malattia del motoneurone e perderla mi ha fatto capire che la morte arriva per tutti. Ma come sarebbe se potessimo evitarla? Se potessimo rilevare il vostro cervello con una scansione e caricarne la mappa neurale nel cloud? Beh, sarebbe la fine della sofferenza umana. Oppure della morte stessa. L'alba di una nuova società dove guerra, oppressioni e malattie sono tutte preoccupazioni del passato. Benvenuti. Il mio nome è Sky Larsen e sono il CEO di Brokatech. E questo è Daybreak. Visto che vi siete tutti iscritti alla lista d'attesa, sarete curiosi di vedere come funziona Daybreak. Ma prima chiederò ai nostri tecnici di chiudere subito la trasmissione. Non vogliamo certo che qualche intruso rubi i nostri segreti. Daybreak è un sistema di mappatura che acquisisce la mente Ed eccovi il bersaglio. Il mio pezzo grosso. Un momento. Vuoi metterti contro Sky Larsen? Seriamente? Neutralizzare non rende l'idea. Il problema è che Larsen non si fa vedere in pubblico da quasi 2 anni. Non potete certo uccidere un ologramma. Sto cercando di rintracciarla da tempo e so dov'è casa sua qui a Londra, ma... ecco... Quel genio di ragazza ha rivoluzionato l'IA. Hai presente Bugly? L'ha costruito lei. Che avrà mai fatto per farti incazzare tanto? Molte cose. Ma vedrete coi vostri occhi. La sua casa è a Westminster. Le cose che vedrete lì. Si è disconnessa. Bugly, puoi trovare l'indirizzo di Sky Larsen? Nessun problema, ti invio le coordinate. Vedendo come si è comportata Naut, quello che ha trovato nella casa deve essere un bel po' fuori di testa.
Questa è la dimora londinese di Sky Larsen. È stata abbandonata 2 anni fa, da quando Larsen ha smesso di apparire in pubblico. Direi che una visita di controllo è doverosa, non trovi? Per maggiori informazioni, visita il nostro sito. A causa di un'indagine ampia. Fate bollire l'acqua per 5 minuti prima di ingerirla. Attenzione, hai violato le norme sul parcheggio e riceverai. Paga la somma richiesta senza ritardo. L'obbligo di trasporto di un dispositivo OTIC. Il mancato possesso sarà perseguito a norma di legge. Bella tecnologia, Delsec. Benvenuta a casa, Sky Larsen. Sono felice che tu sia tornata dopo così tanto tempo.
Sta al gioco, non farla insospettire. Forse un po' di musica ti metterà a tuo agio. Cosa gradiresti ascoltare? Metti qualcosa di ritmato, di intenso. Mi dispiace, Sky. Temo di aver smaltito gli alimenti dei peribili. Desideri che ti ordini un pasto a domicilio? No, grazie. Sky, non lavori nel tuo laboratorio da parecchio tempo. Vorrei aggiornarti sui tuoi progetti più importanti. Scendi al piano di sotto quando sei pronta. Il laboratorio segreto di Sky Larsen. Se Bugly è la sua punta di diamante, immagina cos'altro nasconde. Ascensore bloccato. Se non sei soddisfatta dei servizi domestici, posso contattare il servizio clienti Brokatech. Chiave attivata. Ascensore sbloccato. Laboratorio sotterraneo accessibile.